Perché non apri un vero pabbone a Pisa e lo chiami Scacco Malto? Ecco, ecco la cazzata, grazie a Yuiz per l'abbonamento. Sono Pummolo. Le gags locali toscane fanno ridere. Un'altra eiaculazione precoce. Però Oda ha messo il nuovo capitolo! Parla anche dei Pokémon! Le mie uniche passioni sono queste. Fuoco ed è per forza. Sono a letto. Sono Pummolo. Comunque, a parte questo, ragazzi, ora si passa al reddittone. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ragazzi, sigla. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del red, 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 red. È il vostro? Che è successo? Eccoci qua, ragazzi. Ma è nuova questa sigla? Sì, ha circa un anno e mezzo. Nuovissima, freschissima, bella calda, uscita dal forno. Proprio questi giorni. Non mi stancherà mai questa sigla. È molto bella. È del buon Sam Furfone che ci regala sempre grandi emozioni. Stavo tornando a casa, boh. Sì, me l'ha mandata Nanni. Dove è uscita? È uscita nel suo gruppo Telegram. Nel gruppo Telegram di Nanni. Quindi me l'aveva già spoilerata lui. Molto carina come idea in realtà, però mi raccomando, il Deva con l'accento, senza l'H, se no non è, se no si vede che non siete livornesi, ma che parlate livornese per fare il meme come gli ebeti. Quindi mi raccomando, almeno scrivetelo per bene. Dario, magari siete della Valle d'Aosta e dite, De, per forza, siete già ebeti agli occhi di tutti, una vergogna per la vostra famiglia, ma almeno scrivete per bene. È una cringiata, sì, è una cringiata. È come quelli che boh, vanno a Roma in vacanza una settimana e poi tornano, oh, so de Roma, cioè, per piacere, ammazzatevi. Detto con rispetto di tutti, ovviamente. Da boia. Oh, che è successo? Ha fatto cagare addosso il Logitech Dio e poi Madonna. Boia, eccolo qua. Raggi e buche, Totti e il capitano. Nessuno, Dario Natale, Dario Moccia, Genshin Impact. Sì, oh, raga, oh, mi stavo rilassando. Agnese stava facendo il suo Lego. Io ero sul Discordino a giocare a Genshino. Rilassamento. Qualche collezionabile, qualche forziere. Qualche pullatina al volo così gratuita. Ta ta ta. Sei a posto. Stai meglio del pollo. A un giorno perché l'ho lasciato aperto, raga. Mica ci ho giocato un giorno di fila. L'ho lasciato aperto come al solito. Death Stranding Director Cutto. Questa è orrenda, ragazzi. Non so perché gli avete dato 148 upvote. Però va bene. Dario, questi ti mancano. Cos'è sta roba? Belli, tre ammiragli di SpongeBob. Cioè, versione SpongeBob. Anche Sengoku, Mr. Crab non è male. Ma può costare un botto. Vabbè, non saranno mai ufficiali. Però carini, molto carini. Oddio! Ho trovato casualmente data a 50 anni. Pictionary. Eeyore, disegnare nell'aria dei regali di Natale 2022. Ma non gli assomiglia molto a Dada, ragazzi, lui però, eh. Grazie, Varrude 99. Non gli assomiglia, fare. Non lo so, uguale addirittura. Grazie, Eric. Eribeto Ched. Vabbè, che se lo dite voi. POV, hai postato un disegno di Dario su Reddit? Dai, sì, questo sono io completamente ubriaco al bunker lì 17. Anzi, no, come si chiama? Capano 17. Non so perché lo chiamo bunker. Forse mi sto abituando ai tempi che verranno. E Dada non ci arriva a 50 anni. Si vede, ho visto un fotografo, gli ho fatto l'ok. Non lo so. Oddio, attenzione, come appaio con i miei tatuaggi coperti? Vediamo. Grazie Paolo 1234 per l'abbonamento. Non ci siamo proprio, raga. Stiamo veramente andando sempre più giù. Sempre più giù. Universo parallelo 5.000 Tomodachi si dirigono verso il loro primo pub live. Vabbè, ma non ci assomigliano per niente. Ma
Ma lui è sfatto, eh. Oh, non so perché fa molto ridere, ma insomma, credo che sia la verità in fin dei conti. No, come ho detto più volte, in realtà non sono proprio così, ce n'è di così, ci mancherebbe, non ci nascondiamo dietro un dito, però la maggior parte sono più o meno interattivi. L'unica cosa che vorrei dire su questa riscoperta di Zoolander, che avevo ragione, porca puttana, quando io da ragazzino dicevo, guardate, Zoolander fa ridere, Dario Beschi Gold Star ha donato 100 pippoli. Dario, dici che cazzo ti hanno regalato e che cazzo hai regalato te? Ma in realtà soldi e dei pensierini. Agnese mi ha regalato la Collector Edition di Cuphead, che non è ancora arrivata, e i genitori di Agnese tre amiibo quelli di Splatoon 3. Comunque, questa riscoperta di Zoolander mi rende felice. Molto felice. Cristia sottolineatura N sottolineatura Tiano ha donato 100 pippoli. Meno un anno alla fine. No, ma che cazzo dici? Oddio. Flashback Z. Ricordo quando sul gruppo Telegram parlammo di Tuono e di come sarebbe stato bello inserirlo in flashback. Onestamente non mi sono mai tolto quel pallino dalla testa. Allora, posso analizzare. Allora, questo ovviamente è il santuario. Siamo post concerto, quindi vedo il deserto. Questa roba è fighissima. E poi c'è il poster che stampa il management per cercarmi. Questo è il tempio ovviamente dove torno nel presente. Bellissima, è bellissima, è stupenda. Flashback Z, poi è geniale, stupenda. È bellissima, sì. Io non so dove hai trovato, ma non... io vi dicevo, ma come ha fatto questo qui a trovare il template? E poi leggo che è Vincenzo Puglia, che ha disegnato due carte, se non erro, sì, di flashback. Stupenda questa carta. Un giorno ci daranno il permesso e faremo una promo gratuita, a mie spese stampo le promo e le regalo a tutti. Stupendo, bellissima davvero. Grazie Vincenzo, bellissima. Ora la faccio fare da Luca, la faccio fare ufficiale. Io gli do un nome e la faccio fare... per noi. Leviamo lo Z per sicurezza, per evitare i problemi, e la facciamo, la distribuiamo digitalmente, magari gratuitamente, che credo se è no profit lo si può fare senza bisogno di permessi, anche perché si vede solo la silhouette. Lo facciamo, la distribuiamo virtualmente dentro l'app. Non so se si può fare, chiedo a Pagoda, è una bella idea inserirla come carta extra dell'app. Sì, ne parlo con Pekka, fatemi ci pensare. Vincenzo, grazie intanto, perché è un bellissimo contenuto e un bellissimo sforzo a parte tua, anche perché ha lavorato a Grao, quindi video in collaborazione con Zoo Sparkle. Boh, va bene, bellissimo comunque questa cosa. Formaggio Trentingrana. Ah, ho già bello capito, figurati. Ho già qui questa scritta. Sentiamo, Sival! No, perché? Sival! Ah, perché fai parlare le offerte, giustamente. Quindi ti interrompi prima della... Bene. Grazie a Jod, benvenuto. Boh, sì, esatto, un bel boh. E si va avanti, ragazzi. POV, trovi Dario al capanno 17 alle 6 di mattina sulla pista da ballo. Si può fare una foto? Sì. Che poi va esattamente così tutte le volte. Impossibile capire che magari uno è... insomma, non è in condizioni, però la foto ha la priorità sulla dignità umana. Sempre, sempre. Cecico ha donato 100 pippoli. Dimmi. Un grazie anche al Pao che edita la sigla ma viene sempre ignorato. Ciao Pao, grazie mille. Non vedo l'ora di fare un'intervista a 90 secondi sul Lore Magazine con te. Dario, che probabilmente... Dredge in particolare. Oh, eccolo qua. Finalmente avete capito la citazione e da dove veniva. L'ho raccontato l'altro giorno, quindi sono stato io un po' a darvi la soluzione, però va bene. Insomma. È stato assemblato con la stessa metodica con cui assemblano gli hammer. Bravissimi, ve l'avevo detto io, però lo faccio sempre. Pronto per ricominciare con la... Ora col boom di Zoolander si capiscono meglio queste citazioni, però che cazzo.
stessa metodica con cui assemblano gli hammer, è pronto per ricominciare. Sono Francesco, e buffia l'uomo, il garbano domini, il papon, fuoco. Ops, ma è quasi 2023, sono un po' rimasto indietro. Beh, è normale, sono... Andiamo avanti, ragazzi. Ha annunciato il protagonista della nona parte di JoJo. Non penso, però non vedo l'ora di vederlo, JoJo Lens. Sono molto, molto curioso. Chissà che cazzo vuole combinare, ma poi dove le trova ancora nuove idee? Grazie a Lorex per l'abbonamento. Rewatch i vecchi pub e cacche, boh, tecleberino di troppo, può essere ciao da Leone, buone feste. Buone feste anche a te, che schifo. Ah sì, io che dico che mi fa schifo la merda. Bello che ci hai messo il cesso giapponese. Però a casa non ce l'ho il cesso giapponese. Bellissima comunque questa roba, Frasca, troppo bella. Ovviamente è sempre tutto uno scherzo, cioè, alla base, alla base. What's this, you fucking piece of shit? What's this? Huh? What's this, motherfucker? What's this? Huh? What's this? Ma poi la base originale da dove viene? Perché era incazzata così? What the fuck is this, motherfucker? Da dove, cos'è? Cosa sta per una multa? Che cos'è questa roba? Boh. Vorrei capire l'origine di questa roba. Stava a parlare col commercialista. Ah, accusato di pedofilia. Minchia, che bella grave, come cosa. L'origine di un meme svelato, capiamo. Fonte televisione cresci. Gnomo ronfo. Ma che cosa gli sarà successo? Come mai non è ancora qui? Per me si è fatto un bel pisolino. No, fratellino, solo perché tu ronfi sempre pensi che lo facciano anche gli altri? Lo fanno, lo fanno. No, 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 ma l'ho detto mille volte da dove viene lo fanno. È una citazione cinematografica. È un film, credo che addirittura venga citato qua la stessa fonte, cioè il film di Verdone, quando gli rubano i tappini, non mi ricordo se era, comunque gli rubano una roba e mi hanno rubato, non mi ricordo cosa cazzo dice, e c'è un tizio che sta pulendo e dice lo fanno. E dice sì, i tappini del cerchione, le borchie, sì. Non mi veniva a mente le borchie, ragazzi. Semplicemente Steve-O su TikTok, che io seguo, non lo seguo su TikTok, lo seguo su Instagram, che mi fa un piacere vedere questa personaggio solare, fuori di testa, mette sempre allegria. Arrest. My girl Lux and I went. Ah, certo, sì, l'ho visto, bellissimo. To go visit the Lincoln Memorial. How am I not gonna climb on the Lincoln Memorial? This cop just comes right out, puts me in handcuffs. He says if he sees the footage on the internet, he'll issue a federal warrant. And so I took the footage and animated it. Che poi animato, ha semplicemente preso le foto, gli ha messo l'effetto Photoshop, contorni poster e basta, cioè, però vabbè, ha preso i fotogrammi e ne ha levati alcuni, ma molto molto borderline, vabbè, comunque, ma poi perché bisogno c'era, cioè, a tutti i costi, cioè, tipo, deve morire così, un arresto così, tanto per. Kojima ha confermato una nuova malattia per il BB, se si va a fungheggiare per troppo tempo il pupo prende forme scimmiesche e inizia a fare facce in verso ambiche, per curare basta alzare di rugosare, ma con la rottura di balle BB che per i 15 minuti continua a ripetere si va a letto. BB mio padre, questa è bellissima comunque, di Lineart, bellino. Mi piace molto anche il tratto così, molto pulito in realtà, è molto bonelliano, però bonelliano degli ultimi tempi, molto bellino. Bello, bello, davvero. Anche io sono identico, tipo. Ti abbraccio, grazie di cuore, bellissima fanart. L'avevo vista, ti dico la verità, condivisa da Kuro Lili, credo, che condivide le mie fanart perché si appassiona. Ho commentato a Kuro Lili, non ricordo, però l'avevo vista. Grazie a Paul Jack, Annello il Pisello, Sboricius per l'abbonamento. Ma che bello il portachiavi. È tutto fantastico. È venuta veramente, veramente bene. Grazie per la porto di grazie. Che cazzo è? Fermo, greggio, zitto! Cos'è? Oddio! Anche quelli di Striscia sono fan di Zeppone, ma non credo. Ezio Greggio! Come la va? Ma grazie di cuore! Perché ieri sera Striscia ha fatto un altro grande record di ascolti che parliamo dopo, grazie, I love you. Sì, I love you poi, soprattutto il record d'ascolti, Ezio Greggio, 90.000 anni. I love you! Il
incazzai e basta. Riassunto della live in cui Dario spiega loro di flashback. Dario spiega... Ok, vediamo. È bellissimo questo riassunto. È perfetto, peraltro. Ma poi con le musiche, la musica delle Super Kick. Bellissimo comunque. Bello anche Surri. Grazie Lucio, grazie Antonio. Grazie a Seba, grazie a Francia84B. Peraltro la carta è proprio simile a questo fotogramma, a questa sequenza. L'ultima fase del piano. No, Nico. Sì, l'ultima fase del piano. Grazie a Zagar89. No, l'ultima fase del piano è un'altra. Il piano per il recupero di Dario mi veniva a mente, ragazzi. Sto già perdendo la memoria. Sto già oltre. No, in realtà no. Cosa hai fatto oggi da Jody? Ma niente, ho fatto l'auguri in diretta, 10 secondi. Action figure per il Darion. Va messa in produzione questa, avrà un successo, diciamo, clamoroso. Vai, stampiamo, diamo fuoco alle macchine. Grazie Zaid per l'abbonamento. Come quando mi trovai davanti Dada. Le paralisi del sonno non possono essere così spaventose. Ciò che vedi durante le paralisi. Allora, questa foto me l'ha passata Panetti ed è una delle foto che mi hanno fatto a Prato. Io ovviamente non ricordo quando me l'hanno scattata, però quello che ci chiedevamo io e Panetti è come l'hanno scattata questa foto. Perché era, il fotografo era così in basso? Perché comunque non è stata fatta col cellulare, è stata fatta con una macchina fotografica e con flash. Perché era per terra il fotografo? Ma poi perché questa faccia? Cioè, non mi ricordo nulla. Grazie a Loris Pilgrim, ma a te ovviamente. Pompino Dario? Pompino fuoco? Eh? Però... ecco, la teoria... Ah, sì, aspetta, mi sono scordato. Stavi pompando al bomberon? Eh? Eh? Fuoco? Eh? Huh? Oppure la teoria più accreditata è che mi sia preso la macchina fotografica che abbia scattato da solo, che è ancora più probabile, non lo so. Devo chiedere al fotografo. Daremoci a nuovi alternativi orizzonti. Orrenda, questa mi fa paurissima. Non penso, questo mai succederà. Questo è già più probabile. I capelli alla Mao non li capisco, però... Questo è Vance, palesemente, però... Cos'è? Sempre un'intelligenza artificiale questa roba? Due profession? Modi diversi di esprimere amore. Auguri a tutti comunque figli di Troia con Lights. Ah, questo è, mi sa, il gruppo Telegram di Nanni. Auguri cari amici, siete stati sempre, nonostante tutto, non me ne scorderò. Sì, perché io sono così. Nanni fa il dolciotto in live. Grazie Stella. Grazie cuore. E poi è questo. Invece io sono più dolciotto con gli auguri. No, non è vero, in realtà. Anche su Telegram ci vado giù pesante quando devo, però... Però sì, ero preso bene. È difficile. Io poi faccio tanto il burberone, mi vedete, le prese per il culo. Però poi sono anche un cioccolatino. È difficile però cercare di addentrarsi per assaporarlo quel cioccolatino. È un po' difficile per me. Ci sto lavorando, Non è che... Cerco di lavorarci. Perché ho spostato flashback? Cerco di migliorare, non è facile. Però... Grazie a Dexter Morgan, è difficile, ammetto che non è proprio difficile, è facile proprio affrontare questa cosa e cercare di esporsi, di abbassare le difese, non è tanto una cosa mia, nel privato intendo, nel pubblico è un altro discorso, però nel privato è difficile, ci sto con i miei amici, la mia famiglia, sto dicendo proprio questo, se ce la fate provateci perché ci guadagnate tanto, però grazie a Stefan per l'abbonamento. Grazie a Rove Random e Azif. Quest'anno, per esempio, ho fatto qualche augurio in più per Natale. Non troppo. Però ci sto provando. Grazie a Rove Random e a Rove Random per l'abbonamento. È più facile dare la propria carta di credito a uno sconosciuto al McDonald's. Anche. Bisogna... Cioè, per quello non lo voglio togliere, perché comunque quello so io. C'è un nuovo concorrente in città, no? Un nuovo partecipante a questa piattaforma che si chiama Rosa Chemical, che è anche un cantante, no? Un artista. E fa delle live dove spillacchera, parla,
si mette a chiacchierare, a fare gossip, a ragionare, eccetera. E qualche giorno fa ha messo il follow a mia moglie su Instagram, Rosa Chemical. Rimani nel camper, rimani nel tuo. Rosa Chemical, continua a parlare di quelle cose, ma lascia stare mia moglie. Hai capito? Hai capito che siamo nella follia? Non ci viene a fare live, capito? Pure io l'ho messo, cosa c'entra? Vabbè, ma allora è Mosca, vabbè. La Rosa Chemical, stai attento, eh. Hai sfidato il Moccia, ha sbagliato, sono l'unico. Eh no, c'è anche Andrea Moccia, che è un grande, dicevo pop. Grazie a Cassio Blues per l'abbonamento. Attenzione al sesso italiano. No, no, scherzo. Però mi ha fatto ridere Rosa Chemical che mette il follow a mia moglie, così. No, no, ragazzi, non scrivete queste cose. Vi banno, se scrivete, non continuate a scrivere queste stronzate. C'è anche il clan in realtà. No, ma io parlo di social, non parlo di camorra o televisione, che sennò c'è anche Federico Boccia. Beh, vabbè, lasciamo perdere. Buona domenica a tutti. Rosa Chemical è fissato coi piedini. Ma quello, vabbè, chi è che ormai non è fissato coi piedini? Cioè, Vinzo, non è una grande novità. Boh. Andiamo avanti. 14 anni fa. Eh sì. Sul canale del Fattorino, Dario Moccia Production presenta Ausilio. E lui, è bello perché lui detiene la possibilità di eliminare per sempre questo video. Non io. Fa molto ridere questa cosa. Grazie a Sammy e a Curbi Tempo l'abbonamento. Grazie Sammy, benvenuto. Letteralmente carriando il trenon ciuf ciuf. Lasciata la domenica sera il treno dell'hype. Vabbè. Alexa, che cos'è nella lista della spesa? Hai 18 articoli sulla tua lista della spesa. Ecco i 5 più recenti. Legato nei pantalonzi gagato 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 nei pantalonzi. Gagato nei pantalonzi 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 gagato nei pantalonzi. Gagato nei pantalonzi 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 gagato nei pantalonzi. Gagato nei pantalonzi, gagato nei pantalonzi, gagato nei pantalonzi, gagato. Basta, dottor. Attenzione perché Rosa, c'è una breaking news. Rosa Chemical ha tolto il follow da Agnese, eh? Non la segue più, attenzione, c'è un aggiornamento in diretta. Grazie a Casa Situation e a Gargiulozzi per l'abbonamento. Oppure, secondo me, oppure, cosa ancora più probabile, ho inventato tutto. Non lo so. Vedremo. Il tempo ci darà le risposte. Sono convinto che succederà. Non ricordo, sinceramente. Forse non era Rosa Chemical, mi ha detto un altro nome, Agnese, ho dimenticato il nome in un paio di giorni. Non lo so! Va bene? Ma io dico quello che penso, è tutto un susseguizzi di eventi, di sorprese. Chissà! Chissà! Grazie a Vincent per l'abbonamento. Rock, jingle bell, rock, jingle bell. No, ma vai a suonare, ma che cazzo fai col pabbo? Letterina per diffamazione. Beh, non è tanto diffamazione, ha messo il follow a mia moglie, cioè. Ha tolto il follow a Agnese e ha fatto partire la querela. Grazie a Checco Trone e Cridani per l'abbonamento. Dario, sei un volpisco e non ho 2 anni. Ho commentato anche a Dario Moci Twitch Posting, perché anche qua bisogna fare fact-checking. Aspetta un attimo, è bene ribadire mia moglie, ormai non ho più nome. No, amore, ovviamente non è che posso dire Agnese innocente, mia moglie, il mio amore, ma era un mio amore un po', suona strano, no? Vabbè, andiamo avanti. In un dialogo del genere, chiaramente. Rosa Chemical leva il follow dal mio amore, che cazzo siamo nel Medioevo.
Torino Match Twitch Posting, che fa ovviamente diffamazione, verrà ovviamente denunciato, e la pagina che porta il mio nome, ricordo, verrà chiusa, perché è normale. Qui imitavo Volpesque, o Volpescu stesso, quindi non ha senso. Poi devi sapere, Torino Match Twitch Posting, che io sono il primo dei Volpesque, il primo, io sono abbonato da millenni, e peraltro è nato dalla mia chat, quindi è venuto fuori dalla mia chat, dal mio mondo, hai capito? Quindi porta rispetto, testa di cazzo. Domani segnalazioni, eh? Facciamo segnalazioni di massa, chiudiamo, cioè, le solite cose. No, scherzo, sto scherzando, ragazzi, non fate cazzate, sto scherzando, amico, del Remoji Twitch Posting, l'abbraccio forte, mi raccomando, che qua bisogna specificare, la gente è deficiente. Ciurma di Mugiwara nello stile Ghibli, ma chi l'ha fatto? Questo stile Ghibli dove? Questo minimo, ma... Ah, un'intelligenza... Ah, yeah, c'è scritto. Ma zero. Per ora zero Ghibli rilevato, eh? Questa sembra proprio una roba alla Satoshi Kon. Frankie, boh. No, non vedo... Forse il primo un pochino. Per il resto, zero proprio. Grazie, capro, per l'abbonamento. No, vabbè, assurdo Darione. Groda... Shit, ma non, forse non so chi ha messo questa traduzione qua. E prendiamo la frase che descrive in pieno il significato. Dada dissato da 151 EG, vediamo. Significato di Dada. Citazione. Dada non significa nulla. Non credo sia un disc, penso che parli del movimento artistico, però così a naso. Con questa piccola aggiunta si potrebbe persino salvare quella merda di scalato e violetto. Letteralmente il Pokémon migliore se ci pensi, vabbè. Per forza, Groda e Tuma con lo sputo. Bello, complimenti per i 25 appunti. First look at live action in One Piece Netflix, non penso sia... No, no, credo sia fake, dai, è fake. È fake, è fake. Si vede benissimo. Mamma mia. No, è fake, raga. Anche perché la barca l'hanno ricostruita... veramente, questa qui era in CGI, quindi credo sia fake. Quando al pranzo di Natale vuoi fare gli auguri ai ragazzi al Darion sul gruppo Telegram, ma sei stato buttato fuori perché ti è scaduto l'abbonamento e devi correre a rinnovarlo. Se volete scusarmi, devo proprio scappare. Ma perché? Mi è venuta in mente una cosa. Ti senti bene? Sì, sì, sto benissimo. Grazie, signora Parker. Ciao a tutti. Godetevi il dolce. Dato anche questa base sta venendo fuori, panno fino incredibile. Poggi 28, Ramaro Marrone, senza nome utente, benvenuto. Tarei, Marx mio padre, e Giona Perla per l'abbonamento. Si gioca un po' Hades, mentre si aspetta il 2, poi si va a letto. Vabbè, avanti. Tra l'altro si aspetta il 2 come la seconda venuta di Cristo. Questi ragazzi che fanno? Noi siamo di Pisa, ti accompagniamo noi. Era... Luna, sarei arrivato al concerto alle 2. End of flashback. Era così, era esattamente così. Non serve a nulla questa cosa, però va sempre fatta. Octa versione alternativa. Madonna, se mi dà fastidio questa roba. Scena esageratamente drammatica per un pacco che non ha manco consegnato, aspettando ansiosamente la prossima live su stasera. Dal DM direttamente i due moccia Tomodachi Comics. Mamma mia, si inizia ad andare sul dark. Sam Porter Bridges. Vabbè, ci stiamo tuffando all'interno, ragazzi. Ancora non riesco a credere che questo film sia reale, sia solo la prima parte. Eh sì, io ho tanta paura di questa roba qua, ragazzi. Vi dico la verità. Ho tanta paura. Sarà difficile gestire un esercito di personaggi. Ora, magari se li usano solo a mo' di gag, ok, però ho paura solo di questo. Però mi fido, dai. Voglio essere un thruster. Uno Spider-Verse Thruster in questo caso. Speriamo bene, speriamo bene. Che ho paura che facciano troppa leva sul fan che vuole vedere le tante incarnazioni di Spider-Man, e allora ne abbiano messe tante in questa prima parte apposta per l'occhiolino. Però non mi sembra tanto un film da occhiolino a tutti i costi. Vedremo, speriamo bene.
Perché le luci sono spente? Pasqua? Ehi! Cos'è tu? Sono qui! Cosa? Cosa ci fai qui? Dario Moccia mi ha chiuso qua dentro per aver spammato Peffo in chat. Si va a letto? Ma perché così in basso? Questo era in doveva essere più in alto. Voglio rivedere. Perché le luci sono spente? Avevo fatto ridere, si va a letto, che c'è questo. Lui palesemente che sta ridendo, l'altro. Secondo di pausa per riprendersi, poi si va a letto. Pasqua? Ehi! Cos'è tu? Sono qui! Cosa? A me fa ridere. Cosa ci fai qui? Dario Moccia mi ha chiuso qua dentro per aver spammato Peffo in chat. Si va a letto? Mi fa ridere come dice si va a letto, non so perché. Marco Lucas, mio padre. E vabbè, insomma. Ormai, ragazzi, io non sto tanto su Twitch. Non sto tanto su Twitch. Ho poi la domanda, ho visto una domanda, non so, io sapete che leggo le chat, l'ho letta al volo. Vuoi più bene a Marza o al Fazzone? Ma che cazzo di domanda è? Ma un po' TikTok lo seguo. Certo. E oh, bottiglia stappata. Tutte le, in tutti i cazzo di commenti dei video italiani della minchia, cioè mio padre, mio padre, mio fratello, cioè, è diventato gigantesco sto porco dio di. Ma perché secondo me la mia teoria è che non è più, la gente lo usa, non sa nemmeno da dove arriva. Cioè è mio padre, mio fratello, ma non sanno da dove arriva. Cioè non sanno che c'è tutta sta community, Giovanni di mezzo, non lo sanno mica. Vanno avanti e basta, cioè lo dicono e basta. Cioè come Lezzo, cioè la gente lo diceva così. Di meme di Dario di merda. Incredibile. Ma chiunque, ma gente che manco sa che probabilmente arrivi da Dario. Sì, appunto, dice anche lui, ma non lo sanno mica, secondo me. Anche perché avrei 50 miliardi di abbonati in più. Cioè, non... è così. È così. Gigantesco, gigantesco. Come mi dissocio, bravissimo, esatto, come mi dissocio, cazzo. Padre, mio fratello, mio cugino, acquisito. Chi è che mi scrive? Ma vattene a fare in culo, ma. Sempre allegrissimo. Perché lui era un magazziniere, sì, sì, della Levissima, quindi conosceva tutti i camionisti, perché cariava camion, e allora mandava giù la ragazza. Ma il mio padre è di Volpescu. Sì. È stato, l'ho detto tipo 5 secondi fa. Ravenna. Ho detto, non sanno di questa community di Giovanni. Giovanni è Volpescu, non so se... Vabbè, no, ti va. E quando i camion partivano dalla Toscana, mandavano su. E allora attaccati, vai. Guarda lì, con l'occhialino da sole. Raga, se stanotte riesco a fare la missione della montagna, io mi seguo. Ve lo dico, io mi seguo. Sì, è arrivato proprio con la mazza a baseball. Guarda che il meme è di Volpescu, Sì, è stato detto, devo certificare. Il Brunello 95 ha donato 100 pippoli. E il mi dissocio, chi lo ha spammato così tanto su Twitch? Se non erro Omi. Però vedi, anche qua non sono sicurissimo. Grazie a Francesca, Paola Gioia, Ralina Latrina, Daniele Carrai, Giulcek. Forse Omi, no? Sì. Quando nella live del Deep Web, se non erro, live tra l'altro fighissima, secondo me, divertentissima. Quindi sia il Fazzone che Omi. C'era anche il Fazzone di mezzo, infatti mi ricordo. Omi e le prime live RL. Esatto, in quella live del Deep Web. Mi ricordo che lo spammò tantissimo. Secondo me lì fu proprio... Però in realtà nacque da una mail di Twitch... Perché dissero, quando bannarono mi pare Omi, una delle prime volte, gli dissero: non ti sei dissociato e quindi ti abbiamo bannato perché per colpa di una battuta Twitch ha donato 100 pippoli. Allora lui iniziò con questo mi dissocio. Mi pare che questa roba, successa questa roba qui. Ora vado a memoria perché mi perdo nei meandri delle cazzate. Dai, ma perché? Ma come mio padre, cioè Giovanni, quando ancora...
non era su Volpescu, non era su Twitch, ancora nella mia chat, ed entrava nelle mie prime maratone. Non mi ricordo se in quel momento iniziò a farsi Twitch o forse era partito leggermente prima, non ricordo più, mi ricordo proprio le timeline. Lo spammava parecchio e poi fece ovviamente presa su tutti noi, subito. Allora, anche noi, mio padre, mio fratello, anche Dada, Nanni, eccetera. E poi ovviamente veicolato dal mio canale che era gigantesco e è andato dappertutto. E poi ha iniziato a dirlo a sé, ha iniziato a dirlo tutti. Ciao. È andata così, è stata un'escalation, ma i meme sono così. Grazie a Congi Morandi. Sì, lo so. Ecco Eddie, con la mazza da baseball. Giovanni lo diceva ancora pre-live con Galo. Sì, l'ha raccontato nelle mie stesse maratone, nelle sue stesse live. Tra l'altro l'ha raccontato anche quando gli ho portato i regali, Eddie. Eddie, per piacere, guarda, bella la porta. Ti levi dal cazzo. Cito un vecchio meme. Levati dai coglioni. Levati dai coglioni. Dai, sei te in lacrime. Devi essere preciso con le timeline volpeschiane, perché bisogna capire come il mito di Volpescu è nato. Ma succhiami i coglioni! Grazie Gabriele Simonelli ed è benvenuto. Dai, andare, andare, trottare! Trottare! Ma è mio padre Volpescu, devi essere preciso! Ora apro un banchetto di papita. Anche... Guarda come piange, guarda come piange! Di se l'è preso, oddio, per maloso! Oddio! Per Maedi! O Ediloso, ancora meglio. Sto pippando bamba su queste cazzate, ma chi se ne fotte, porca la madonna. Esatto, grazie a Tofone, ma mi interessa solo Eddie. Senza Just Get House non eri qui, porta rispetto. Ma su, cazzo, anche lui. Tra l'altro, Volpe, mi pare lo avesse preso dal De Rerum Naturae di Lucrezia. Sì, forse. Eddie insultato per mancata comprensione del testo. Sì, sicuramente. Senza Ice White Nintels non eravate nessuno. Chi? Quale meme non avresti mai voluto vedere sperperato? Non me ne frega un cazzo, zio Claudio. Zero, assoluto. Vabbè, ma chi se ne frega? Ma infatti, va bene. Fa ridere la precisione su questo. Tocca rispondere al nannone. Vediamo. Oggi ce n'è per tutti, ragazzi. Ah, non l'ho visto lo spacchettamento di Nanni. Me lo sono perso. Mi chiedo come sia possibile che io, Alessandro, Nanni, abbia questa carta. Perché di primo impatto, Nanni. E poi me l'hai fatta rifare te. Ti fermo subito. Me l'hai fatta rifare te. C'era un'altra carta, non ti andava bene, l'abbiamo fatta rifare. E rompi il caso anche su questa. Nonostante il tuo gusto sia paragonabile a quello di un ornitorinco morto sul ciglio della strada. Quindi, di che parliamo? Di che parliamo? Cioè, guarda la tua icona Just Chatting. Di che parliamo? L'ha fatta Fabione, però. E Giulia Premi abbia questa carta. Che è di Flashback, però, il set dopo. Attenzione, un po' fuorviante come cosa. Ti hai la carta con Volpe e Dada bellissima, che si mangia questa 100 volte, nonostante sia di Kirtarone, nostro fratello. Quindi? Quindi? No, spiegamelo da rimoccia. Spiegamelo. Te l'ho spiegato, ce l'hai fatta rifare. Avevi un'altra carta. Me l'hai fatta rifare perché non ti andava bene, perché sei diventato improvvisamente art director di te stesso. Quando pulisci gli stronzoli di merda di 35 centimetri ogni mattina. Per piacere. No, stai arrivando alla pulizia. Ho detto qualcosa che non dovevo. Spiegami. Basto io. Spiega. Ti ho già spiegato. Spiega. Fra, le devo pure firmare! Le devo pure firmare! Godo. L'hai voluta te questa carta. Ma chi è questa persona? Video di sopra. Oh, stavo skippando Greenbout. Cazzo! Ci sta. Scusate, ragazzi. Cazzo, stavo per perdere. Meno male. Meno male. Meno male me l'avete ricordato, raga. Itto. Dumbo. Bologna. Itto. Chi è Itto? Ah, uno... cantante indie? Non lo conosco. Momento normale della telefonata di oggi. Tempo foto. 96. Però questo è un po' Volpe col cappellino di manga. Sembra un po' Mangaka e Volpe fusi. Kermit è quello della squadra. Ah, sì. Mi è venuto a me. Desertino, so che è dura metterlo, ma Michele è un unione già da un po'. Vabbè, ma si sa che... Pi, 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 pi.
Ma sta ancora giocando? Ah, ah no, questo è quello della musica di Kingdom Hearts. Grazie Joker. Grazie. Pam 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 pam. È molto onomatopeico. Ah, questo è il remake di Bloodborne. Grazie Tazza, grazie. Ah, beh, questo è assurda come cosa. Vabbè, non l'avevo mai vista. O forse sì, non ricordo. La vita da raggiungere è altissima. Sono abbastanza alta. Dove sei? Ti sto aspettando. La stanno attendendo al bar, mi sembra. Tra l'altro posso dire il programma migliore di sempre. Primo appuntamento. Ciao. Ciao. Piacere, Maria Laura. Piacere, Salvatore. Sei qua da molto? No, sono arrivato... Mi sono fatta attendere. No, 5 minuti che sono qua. Va bene. A me piace un ragazzo che mi stupisca, mi faccia fare sempre qualcosa di nuovo. Sei di Roma? No, io sono di Reggio Emilia. Ah, eri mai stata a Roma prima? L'ultima volta che sono venuta a Roma ho fatto un concorso di bellezza. Davvero? Sì, le sfilate, la... No, raga, io non ce la fo a vedere questa roba. Io non so come fa Marco, visto che l'ha visti tutti praticamente. Come cazzo si fa? È troppo anche per me questo. Grazie a Fornausa, Giuseppe, MK e alle IES che me ne sono assorbite di roba cringe negli anni, Cazzo, veramente, posso elencare, cioè, è stato Zagato... Sciarchelle, poi cosa abbiamo visto, il Pit, Pumolo, Francesco, adesso anche Edi, insomma, raga, tosta, eppure questo è anche troppo, è un po' troppo, Dorian B, Enzuccio, esatto, cioè veramente un botto di gente. Ah, sono cose che attraggono una bambina e mi sono sempre rimaste... È bello Francesco che dice per forza. Cuore. Che concorso era? Cioè, quando vai in tilt lui spamma qualcosa così, tipo lo scudino. Miss Universo. Damn! Sì, quello è un cringe di... Ecco, qui c'è... Questo è un cringe da... Io lo chiamo così. Io... Questo è un cringe da te. Ecco, Pumolo. C'è ancora il comando di Enzuccio, non lo so. È un cringe d'attesa, cioè sei lì che aspetti che finisca. Invece il cringe di Sciarchelle è diverso. Il Brunello 95 ha donato 100 pippoli. Dai Dario, ma perché non prendi le redini di Edo e fai le reaction al collegio 7? No, no, non esiste questa cosa, raga. Ma a parte che non voglio fare la reaction al collegio perché non mi piace. Non mi piace guardare quella roba. E poi non... Lo sapete come la penso, sono veramente palloso da questo punto di vista. Non farei mai una roba... per cui è stato riconosciuto uno streamer maggiormente. Cioè io non farei mai una run di un gioco. Forse è successo solamente con Pokémon, ma perché Pokémon lo sento più mio, visto che me lo sono portato da YouTuber nei primissimi anni della mia carriera, diciamo così. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.